Sì, si partirà il 13 giugno con Giovanni Allevi. Questa è una data per me importantissima. Sottolineiamo che è l'unica data estiva del tour di Giovanni Allevi, che riprenderà il suo tour nei teatri ad ottobre. E di questa data devo ringraziare veramente enormemente l'intervento della 2010 per aver fatto sì di portare Giovanni Allevi a Caserta per l'unica, ripeto, l'unica data estiva. Il festival mi permette di, tra virgolette, modificare quello che hai detto, durerà 3 mesi, da giugno finirà a fine settembre. Abbiamo ancora qualcosa da annunciare, quest'anno abbiamo raddoppiato, Belvedere Session, Reggia Session, 14 spettacoli al Belvedere, per adesso 8 spettacoli alla Reggia di Caserta, che aumenteranno nei prossimi giorni, scoprirete come e perché. Da Levi a Nick Mason, Tony Hadley, Ricchi e Poveri, De Crescenzo, PFM che canta di André. Tra l'altro anche per i più piccoli, perché ci sarà, sì, Carolina. Abbiamo Carolina per i più piccoli. Beh, come al solito noi cerchiamo, anche con la supervisione artistica della 2010, di modellare un cartellone che vada bene a tutte le età. Quindi pensiamo ai bambini, pensiamo ai giovani, ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le età. Sul discorso che raddoppiamo quest'anno Reggia Session, come ho già detto prima a qualche tuo collega, di questa cosa devo ringraziare Gigi D'Alessio, che l'anno scorso, quando è venuto al Belvedere a fare le date, mi ha detto: ma perché l'anno prossimo non facciamo la Reggia? Lui è stato il motore che mi ha spinto a partire, ed è nata estate a Belvedere alla Reggia. È solo una partenza. Io mi auguro che nel corso dei prossimi anni, così come questa manifestazione è cresciuta, per chi lo ricorda, oppure potete andarla a vedere, dalla prima edizione ad oggi, una crescita esponenziale, io mi auguro di non smettere mai di crescere. Io, il festival e la mia città. Tutte le info le trovate semplicemente sulle pagine Instagram e Facebook di Un'estate da Belvedere tutto attaccato, e sul sito della manifestazione, che è www.unestatedabelvedere.it. Biglietti li trovate sempre sul sito www.unestatedabelvedere.it, sui circuiti Go2 e Ticket One. Il messaggio ai casertani è che dobbiamo credere che si può fare tutto quello che ci dicono che non si può fare, perché noi non abbiamo nulla da invidiare e nulla in meno di nessun'altra città del panorama nazionale ed internazionale. Anzi, forse abbiamo qualcosa in più che dobbiamo tutti insieme, non io, perché io sono soltanto un piccolo anello, sono la miccia che accende, dobbiamo sfruttare e dobbiamo far crescere e far vivere e far restare la gente qui. La gente deve venire per restare a Caserta, non deve venire a Caserta per andare da un'altra parte a fare economia, a soggiornare e a dormire. Grazie a chi? Stare qui. Un ringraziamento a chi? Ringraziamento al comune, all'amministrazione comunale, al sindaco Carlo Marino, che dal primo giorno che gli ho proposto questo festival mi ha detto di sì, al loro partenariato quest'anno, all'assessore Casale, all'assessore Battarra, a tutto il mio staff, alla 2010 che mi cura la supervisione artistica, a tutti quelli che lavorano per me, dall'ufficio stampa, da Umberto Di Micco, che è responsabile dell'ufficio stampa del festival, agli artisti che intervengono, a quelli che non mi dicono mai di no. E grazie a questo, e grazie a tutte le persone che ci hanno creduto e che ci credono con me, e grazie anche a voi, alla stampa locale, che è sempre presente. Grazie a tutti, veramente, io vi sono grato della vicinanza, la sento.